tutti ragazzi, sono Sergio Adene, bentornati sul mio canale. Domani partita che chiuderà la fase a gironi, almeno per i nostri episodi, del Mondiale di Russia 2018. E ultima partita ragazzi che portate la fase a gironi, perché poi si passerà alla fase eliminazione diretta e quindi siamo solo a metà del lavoro, perché abbiamo portato 15 pronostici dei gironi e ve ne porterò 16 per tutte le partite. La fase di eliminazione diretta. Allora, Inghilterra Belgio, il sondaggio l'ha vinto il Belgio. È stato molto combattuto, perché è arrivato anche tipo 19 voti pari. E poi c'è stato qualcuno che ha messo quel che bastava per arrivare, ragazzi, ad avere il Belgio come vittorioso. Quindi, senza perdere tempo, ragazzi, andiamo a farci la squadrozza con Courtois appoggiato in porta. Difesa 3, Vertonghen, Kompany, Alderweireld, tutti 84. De Bruyne, 90, insostituibile. Con Witzel, Carrasco a sinistra, Meunier a destra, Mertens, Lukaku, insostituibile, anche, figuriamoci, Hazard. Allora, vediamo chi portare. Io mi potrei... attacca. Beteca al posto di Hazard, il fratello. L'utilità di Cavanda proprio non la so. C'è anche Jordan Lukaku, che è il fratello di Romelu. Però ragazzi, abbiamo già Yannick Carrasco sulla sinistra, quindi ce lo possiamo anche lasciare fuori. Mi dispiace ragazzi, perché lui e Mertens rappresentano il Belgio in Italia. L'Inghilterra, ragazzi, non è assolutamente impreparata, anzi, l'avevo già utilizzata una volta. Una bella squadra, ragazzi. Una bella squadra, cioè, fare attenzione. Se finisse in pareggio non mi meraviglierei. Gli incontri tra nazionali riservano sempre grandi emozioni. C'è la storia del calcio in questo tipo di sfide. C'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Qua ragazzi, questa è la partita alla fine anche decisiva domani sera per... molto emozionante essere qui oggi. Chi passerà per primo o per secondo, anche perché ragazzi... tutto pronto nel match di oggi, si ispira... la Tunisia e il Panama hanno partecipato ai mondiali, però si sa che purtroppo, mi spiace, però non potranno andare avantissimo, e quindi anche perché sono due potenze come l'Inghilterra e soprattutto il Belgio, che negli ultimi anni sta veramente facendo, come si dice qua, il carnevale calcisticamente, capisco che potesse sembrare un po' dura. Ecco qua, Harry Kane, molta attenzione a lui. Butland o Pickford, mi sembra Butland, quello, Butland, quello lì. Ecco, Dele Alli, mi sembra, numero 7, non vado errato. Ed ecco, Eden Hazard con Courtois, ragazzi, 1,99 m con Hazard che è abbastanza più basso. Romelu Lukaku. Mi piace questa difesa del Belgio, anche se devo dirvi che quella della Spagna e soprattutto quella della Nigeria mi piacciono. Quella della Nigeria, senza dubbio, molto di più di quella della Spagna. Però se bisogna trattare un tema di colore rosso, dico che sulla difesa della Spagna hanno fatto un buon lavoro. Anche la Russia è rossa, e se Russia che Belgio che Spagna hanno tutte e tre divisa dell'Atlas. Quindi buon lavoro della casa costruitrice tedesca. Pickford in porta, appunto. Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young, difesa 5, molto difficile da penetrare. Lingard è Henderson, è Ali, Ali è 20, è il 7 è Lingard. Sterling e Harry Kane. Noi facciamo giocare Butland, è per quello che prima ho pensato a lui. I nostri ragazzi li abbiamo già visti prima, come dico sempre, Courtois, Alderweireld e Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witzel, Carrasco, Mertens, Hazard e Lukaku davanti. Cerchiamo di sfruttare questa potenza del giocatore del Napoli, ovvero Eden Hazard, scusate, di Mertens, per penetrare la difesa dell'Inghilterra, ragazzi. Cominciamo. Kane al cross, subito. Tipo, Courtois.
Venier dentro! E ci hanno levata di lì, ragazzi, ci hanno levata di lì. Poteva entrare in porta con Hazard. Buono l'1-2. Lukaku. Per Hazard! Bravo Pickford, la fa rimanere lì ancora Pickford. Portiere dell'Everton. Primo tiro in porta serio, ragazzi, 25 minuti. Kevin De Bruyne. Occhio ad Hazard che avanza. Hazard. De Bruyne. De Bruyne da fuori nulla. Palla vagante. Sterling. Harry Kane. C'è la prateria. Dentro per Sterling. Si dribla tutti. Sterling, Courtois, bravissimo. La palla rimane lì. Bravo Courtois, ragazzi. Avevo mancato l'intervento con Manier. Meno male c'è il Courtois a porta e, ed è pure rimessa al fondo. Ed è pure rimessa al fondo e questo è il bello, ragazzi. Forse ha preso il pallo. Sera Sterling chiude. Palo! E poi fuori, ragazzi. L'Inghilterra si sta svegliando. L'Inghilterra si sta svegliando. L'Inghilterra si sta svegliando. Il Zelda fuori. Mamma mia, come si fa? Come si fa? Tiro meglio io. No! L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Possesso inglese. Alderweireld. Qui c'è qua, ragazzi, il primo tempo, avevo detto che la partita sarebbe stata piuttosto equilibrata. Stati vicinissimi loro, ragazzi, con un palo. È chiamato certamente a migliorare la sua prestazione. E anche lui comunque, ragazzi, abbiamo fatto un paio di tiri insidiosi che li ha levati di lì il portiere. E spero, ragazzi, dato tempo di poter fare qualcosa per evitare questa noia totale. Attenzione, la palla dentro! Bravo, esci Courtois, esci. Buona l'intuizione qui. No, poi andato per Sterling! Fuori! Mamma mia! Mamma mia! Ora, facciamo entrare qualcuno perché sennò si muore in campo. Dembélé per Witzel. Non mi fido di Batshuayi. E Vermaelen per Vertonghen. Per Vertonghen. Proprio chi mette. Un errore imperdonabile. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendo. No, attenzione, c'è questo fallo. Già ammonito Witzel, rosso. Rosso. Secondo cartellino giallo e dunque espulsione. Beh, non ho niente da dire su questa decisione. Giallo. Rosso per Witzel. Siamo a 10. Benissimo. Va dentro. Courtois. Colpo di testa. Più che un tiro sembrava un tentativo di alleggerimento, cosa vuoi che ti dica? Punta l'area. Sterling. Offside. Fuori gioco di Sterling. Ha visto la posizione irregolare. Sì. Punizione per il Belgio. Abbastanza facile. Cambio tra De Bruyne. No, De Bruyne. Avanza l'Inghilterra. Tocco profondo per. Va dentro fuori. Meno male. Le stanno provando tutte. Le stanno provando tutte, ragazzi. E non entra, per fortuna, per ora. Palla gestita da Hazard. Potrebbe crossare. Lukaku, Hazard, Hazard. In area. Hazard! 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 Dopo quanto meno me l'aspettavo. La mette lui. La mette lui. Ed è Hazard. All'81esimo. Mai mi sei aspettato un gol nostro adesso. Mazzata pesantissima per l'Inghilterra. Hazard. Hazard la, ci pensa, lui la mette lui. Mamma mia, adesso ultra difensiva, difesa oltranza, quel che, ragazzi. Difesa a rota, come si dice dalla nostra parte. A rota la difesa. Si riprende a giocare con il Belgio che è avanti. Occhio a Kane.
L'arbitro concede il vantaggio all'Inghilterra. Che non c'è fallo, fuori! Sprecato la palla del ragazzi! Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Meno male che nato stonzo, si dava Kane era un po' un problema. Mamma mia. Altro cambio. Ormai talmente inutile adesso. Ci portare Batshuayi per Lukaku. Cambio così. Servirà a niente, però lo facciamo. Gettare tutto su. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Ripartono in campo aperto. Batshuayi. Hazard. Ci provano ancora, non è finita. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Alderweireld, bravo Alderweireld, via la palla, è finita, finita, l'ultima partita della fase a gironi ragazzi, mamma mia, che sudata, ragazzi. Chiedo a Stefano Nava un giudizio sulla prestazione di Hazard. Ha trovato il gol vittoria con una zampata delle sue, i compagni devono ringraziarlo per la sua generosità. Questo giocatore è andato vicino al gol, si è visto respingere la conclusione dai pali della porta. Oddio, tutti ragazzi, stiamo guardando chi gioca. Stiamo guardando le partite di destra, ragazzi. Mamma mia, abbiamo un po' scampato di così. Questi qua pali, traverse, fuori, di tutto. Tiri 7-5 per loro, 1 porta loro, 4 porta noi. Almeno la giustizia è stata fatta dalla parte giusta. Abbiamo anche il 54% di possesso palla, insomma. Mica noccioline. Ragazzi, oggi si vede tra 3 giorni. Adesso pausetta. Registrazioni in toto. E torna la fase inizio diretta tra 3 giorni. Grazie della visione. Like, iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi, grazie.